Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come vi ho detto, vado a installare sul mio casco il nuovo interfono. Quindi qua abbiamo dentro il vecchio. Prima cosa da fare, ragazzi, è andare a togliere le imbottiture per avere più facilità di lavorare. Quasi tutti i caschi, ragazzi, hanno le clip, delle clip sul casco che ci permettono di andare a staccare più facilmente le nostre protezioni, cioè le nostre imbottiture che protezioni. Quindi ecco, sto togliendo tutte le imbottiture, così sono già andato a estrarre il vecchio interfono che comunque mi ha fatto compagnia fino adesso. Magari vi lascio il link in descrizione, ed è davvero un ottimo interfono, visto che è tutto qua, ragazzi. Comunque andrò a cambiarlo. Ecco, io, ragazzi, sono arrivato fino a questo punto. Guardate che comunque, vedete, non l'ho tolta proprio tutta, però già così riusciamo a lavorare bene dentro. Quindi io procederei in questo modo. Vedete, qua c'è tutta l'imbottitura, dopo andrò a rimetterla su. Quindi, allora, solitamente tutti gli interfoni, tutti i caschi sono dotati, vedete qua, di degli incastri dove c'è già un pezzettino di polistirolo che poi noi andremo a togliere. Vedete, qua c'è il polistirolo e qua ci sono dei buchi. Quindi andiamo a togliere questi pezzi. Ok, andiamo a prendere le cuffie dell'interfono. Adesso il nostro interfono andrà su questo lato, quindi da questo lato dobbiamo mettere, se voi fate caso, le cuffie hanno una cuffia, c'è il filo un po' più lungo e l'altra quello più corto. Quello più lungo lo mettiamo dall'altra parte dell'interfono, quindi dal lato opposto, perché comunque poi deve andare a fare tutto il giro del casco, ovvero così. Quindi adesso magari sposto un attimo la telecamera, così. Ok, quindi noi siamo qua, andiamo ad installare la prima cuffia, che ovviamente è quella più lunga. Abbiamo preso la cuffia più lunga e andiamo a incollarla da questo lato. Ok, quindi poi andiamo a far passare tutti i cavi. Volendo poi possiamo qua, poi abbiamo in confezione, abbiamo anche un passacavo che possiamo andare ad attaccare dietro al casco, però anche se io eviterei, visto che poi potrebbe dare fastidio, però magari lo vado a incastrare di lì. Quindi ok, andiamo a attaccare l'altra cuffia dall'altro lato, ovvero il lato dove poi andremo ad attaccare l'interfono. Ok, ragazzi, ok, allora poi su questo casco io in teoria c'ho uno sportellino. Ecco, poi io su questo casco, ragazzi, ho uno sportellino dove poter far passare e uscire i cavi, quindi lo sfrutto, visto che sono qua. Allora, ovviamente uscirà dal casco solo questo, ovvero il USB. Quindi andiamo a farlo uscire.
il microfono, il cavo del microfono resterà dentro, quindi così. Allora, adesso manca ad attaccare la centralina, che dovrei attaccarla qua, penso di attaccarla qua dove c'è, diciamo, la predisposizione del casco per il suo sistema originale, che sarà MLN Com per il Nolan, però cioè, no, non è obbligatorio utilizzarlo. Ecco, io andrò a utilizzare appunto l'attacco esterno, ma lo metterò appunto sullo sportellino. Quindi vado ad attaccare, vado a fare la prova con l'interfono attaccato, così che se poi sbaglio, vedete, così è perfetto. E poi andiamo ad attaccare la, la presa, diciamo. Quindi ora andiamo ad attaccare il supporto e tac, qua c'è il supporto, andiamo ad attaccarlo e andiamo ad attaccare il nostro interfono dell'Alexi. Perfetto, qua andiamo ad attaccare il coso e il gioco è fatto, il nostro interfono è attaccato. Ok ragazzi, risultato finale. Adesso mi metto il casco, non sento fastidio da nessuno, da ambo i lati, quindi perfetto. Qua c'è il microfono dell'interfono e niente ragazzi, l'unboxing dell'interfono ve lo lascio da qualche parte, dalla in alto a destra di qua o di là, non lo so. Comunque niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, un video abbastanza breve, non è molto complesso andare a installare l'interfono, però comunque ecco, l'unico passaggio un po' più complicato è andare a rimuovere le imbottiture del casco, però diciamo non è niente di che complicatissimo, ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi ragazzi. Quindi niente, io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che vi sia interessato, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ci vediamo alla prossima e ciao ciao!